applauso, un grande applauso, e su queste note bene con allegria diciamo a tutti innanzitutto buon pomeriggio, la pioggia è finita e quindi è un buon segno. Diamo a tutti il benvenuto su questa piazza, tutti noi siamo benvenuti, ma saremo noi a dare il benvenuto tra non molto in questa piazza a Papa Francesco. È una grande gioia, è un grande avvenimento, è una grande occasione, siamo felici tutti noi della comunità di Sant'Egidio per questa bella visita. E allora, mentre lo aspettiamo, mentre ci sistemiamo nella piazza, vogliamo esprimere la nostra gioia ancora con un canto comune. Canta alleluia, alleluia! Welcome to everybody to Sant'Egidio web channel. We will follow live the Pope during this evening with the community of Sant'Egidio. So, good listening. Mentre ancora molti stanno entrando in piazza, un grande e bello avvenimento, la visita di Papa Francesco questo pomeriggio, ma quanti begli avvenimenti abbiamo vissuto insieme nella storia della nostra comunità di Sant'Egidio, quanti begli incontri avvenuti questa sera. Mentre aspettiamo Papa Francesco vogliamo ricordarne almeno qualcuno, e il primo è proprio una serie di incontri con il santo Giovanni Paolo II, che ha visitato più volte la nostra comunità. Vogliamo allora ricordarlo insieme attraverso alcune immagini.
pontificato di Giovanni Paolo II. È stato un padre affettuoso che ha accompagnato con tenerezza il nostro cammino fin dall'inizio del suo pontificato. Now we are watching this video about the about John Paul II and the Community of Sant'Egidio. Tanto che qui ne possiamo ricordare solo alcuni. Il primo incontro avviene nel novembre del 1978 durante la visita al quartiere popolare della Garbatella a Roma, quando Carol Wojtyła accetta di entrare nella scuola materna autogestita che la comunità aveva aperto per le ragazze madri e per quelle più povere. Indimenticabile il Papa seduto ai piccoli banchi dei bambini mentre dice che adesso deve tornare a scuola perché ha una nuova responsabilità, quella del pontificato appena cominciato. Indimenticabile ugualmente il dialogo su come essere più amici dei poveri nella prima sera passata assieme a Castel Gandolfo nel luglio 1979. E ancora la preghiera alla Chiesa Nuova, sempre nel 1979, dopo che un giovane somalo che dormiva sui cartoni vicino a Piazza Navona era morto bruciato nella notte per un gesto di intolleranza violento e irresponsabile. Era l'inizio di una battaglia per la difesa della dignità della vita e dell'accoglienza intelligente verso gli immigrati. Ed ecco Papa Wojtyła durante la sua prima visita a Sant'Egidio nel 1980, quando occupammo tutti gli spazi possibili, tanto che non c'era un posto libero nemmeno sulle scale del cortile. Il Papa si ferma a parlare con gli anziani, interessato alla loro vita, lui che era ancora giovane. Una visita che Giovanni Paolo II ha voluto ripetere per i 25 anni della comunità, quando ha letto nella vita della comunità una rinnovata via francescana di fedeltà al Vangelo e di amicizia con i poveri. Ringraziamo insieme il Signore per questi 25 anni. Voi siete nati della ispirazione di San Pietro, ispirazione petrina, lo si vede con il vostro inno. Questo inno che tutti conoscono a memoria e imparato anche il Papa. Allora, se voi siete nati della ispirazione petrina, anche il povero successore di Pietro, da 15 anni, è nato dalla vostra ispirazione. Almeno da questo inno, da queste parole che dicono non abbiamo oro né argento, non abbiamo molte ricchezze, ma abbiamo la parola del Signore che cammina con noi. È un po' programma di questo ministero petrino, di questo pontificato. Per primo, il Papa predica sempre che non è tanto importante l'avere, più importante l'essere. E poi cammina per mondo, come voi suggerite in queste vostre parole, il vostro inno. La prima cosa che volevo dirvi, si poteva allargare questo tema, ma lasciamolo così, come un appunto. Il secondo appunto è di domani, San Francesco. San Francesco che aveva un compito.
vento giovane, alzate, far alzare la chiesa dalle rovine, era il compito di San Francesco. È un compito continuo di noi tutti e vi ringrazio per averci dato in questo senso anche un paradigma, un esempio. E vi auguro di camminare bene con queste parole di San Pietro e con questo suggerimento francescano, almeno di San Francesco. Voi siete, non siete formalmente francescani, ma in spirito siamo tutti, cerchiamo di essere. Per domani San Francesco, patrono d'Italia, sia lodato Gesù Cristo. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Si tratta solo delle immagini di alcune visite. Papa Wojtyła ha infatti incontrato le comunità di Sant'Egidio in molte parrocchie romane e altrove. In Africa, in Europa, in America. Ha voluto bene agli sforzi di pace portati avanti in Mozambico e in tante altre parti del mondo. Ha ringraziato della tenacia con cui la comunità ha portato avanti lo spirito di Assisi, accogliendo come patrimonio di tutta la Chiesa, insieme ai suoi collaboratori, la via ecumenica e di ecumenismo di popolo che è diventata così naturale per la comunità. Giovanni Paolo II ha inoltre sostenuto i modi della nuova evangelizzazione, che ha preso forma, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, nei movimenti e nelle nuove comunità ecclesiali, come fece nella Pentecoste del 1998, raccogliendoli tutti a Roma. Giovanni Paolo II ci conosceva bene, anche personalmente, e in tanti non possono dimenticare lo scherzo, la sintonia, la simpatia, le parole, la vita con lui. Non vi siete dati altri confini che la carità. Voi, anche quando non siete a Roma, siete romani, amava dire alla comunità, cogliendo un tratto profondo della nostra storia e della nostra vocazione, così dentro a quella della Chiesa di Roma e del suo Vescovo. Radicati in questa Chiesa, in questa città di Roma e per questo universali. Indimenticabili gli ultimi incontri, il suo desiderio instancabile di riannodare figli ecumenici e di simpatia con mondi lontani. La sua gioia per le prime buone notizie sull'AIDS in Africa, per segni di speranza dall'Asia, da luoghi dove la vita della Chiesa è spesso difficile. Indimenticabile il Papa con il corpo stanco, nella sua malattia al Policlinico Gemelli, quando 100 vescovi cattolici e di tutte le confessioni cristiane, riuniti con la comunità a cercare i modi per essere cristiani e pastori nel mondo di oggi, hanno voluto essere accanto a lui e pregare vicino a lui per la sua guarigione e la sua consolazione. Il 1° maggio di quest'anno, Giovanni Paolo II verrà beatificato in piazza San Pietro durante una solenne liturgia presieduta da Benedetto XVI. La comunità di Sant'Egidio farà festa a Roma e in tutto il mondo, accompagnando l'evento con assemblee, conferenze e celebrazioni attorno alla sua memoria, che rappresenta una responsabilità per il futuro della Chiesa e un patrimonio prezioso per tutti gli uomini. Allora, ancora un applauso a questo bel ricordo. È bello ricordare insieme, è come un bel album di famiglia. E allora vorrei dire che noi siamo qui in questa piazza, ma oggi siamo legati a tanti e tanti in ogni paese del mondo. Tra un po' partirà anche la diretta televisiva, ma per ora già siamo collegati in streaming con tantissimi paesi del mondo. Vorrei dirvi una raccomandazione, e non credo ci sia grande problema di bottiglie d'acqua oggi,
ma comunque bottigliette d'acqua e qualsiasi altro rifiuto per lasciare la piazza pulita, vi prego di consegnarli, buttarli negli appositi sacchi che in ogni settore vi saranno indicati al termine di questa cerimonia, di questa grande e bella manifestazione. Ma continuiamo a cantare insieme e cantiamo un grande inno di pace. A paz do Señor! Questa è la Basilica di San Bartolomeo all'isola Tiberina, luogo memoriale dei testimoni della fede del XX e XXI secolo. Nel 1993 Giovanni Paolo II ha affidato la Basilica alla Comunità di Sant'Egidio. La folla è in attesa di Papa Benedetto XVI, che visita la Comunità di Sant'Egidio per il 40° anniversario della sua fondazione. San Bartolomeo, the 7th of April 2008. Fratelli e sorelle, questo nostro incontro nell'antica Basilica di San Bartolomeo all'isola Tiberina possiamo considerarlo come un pellegrinaggio alla memoria dei martiri del XX secolo, innumerevoli uomini e donne, noti e ignoti, che nell'arco del Novecento hanno versato il loro sangue per il Signore.
In questo luogo carico di memoria ci chiediamo perché questi nostri fratelli martiri, a tutti i costi, il bene insostituibile della vita, as we know, perché the with hanno the continuato a servire la Chiesa and Pope Francis nonostante will be gravi there minacce in 30 e intimidazioni. So stay tuned. I giusti alzano il loro grido, e il Signore li salva da tutte le loro angosce. Il sangue dei martiri fu sparso per Cristo sulla terra, in cielo essi raccolgono il premio eterno. Cari amici della comunità di Sant'Egidio, guardando a questi eroi della fede, sforzatevi anche voi di imitarne il coraggio e la perseveranza nel servire il Vangelo, specialmente tra i poveri. Siate costruttori di pace e di riconciliazione fra quanti sono nemici o si combattono. We had an interruption, sorry, with the English channel due to a technical problem, but now everything is working okay. So, still waiting for Pope Francis, we are watching to this beautiful video. Eccoci di nuovo tornati in piazza dopo questi bei ricordi per questa grande festa senza confini, una grande festa di amicizia senza confini collegata con tanti paesi del mondo. Continuiamo allora a cantare insieme la pace. La paix est possible. Still waiting for the Pope. Let's have a song together. The peace is possible. So as Alberto said, thousands of people gathered together here in Trastevere. Indeed, Trastevere, the neighbor where the community of Sant'Egidio was born in 1968, but is also one of the first neighborhoods of Rome, where the Christian preaching of the origins was rooted. Yeah.
The peace is possible. This is the message of the songs we are listening to, together with all the thousands of people gathered here today in Rome, especially in Santa Maria in Trastevere, where today Pope Francis will visit the community of Sant'Egidio, and will this meeting is particularly dedicated to the poor, who are at the heart of the Gospel of Jesus and at the core of the community, as friendship and service. Pope Francis will arrive in Trastevere at 5 p.m. together with Professor Andrea Riccardi, founder of the Sant'Egidio community. Pope Francis will walk through Santa Maria in Trastevere Square, and he will meet all the Christian believers and will listen to them and welcome their greetings. Stay tuned. Ancora, allora la pace davvero è possibile in tutto il mondo. Cantiamo la pace, cantiamo la solidarietà, cantiamo l'amicizia con tutti, ma soprattutto con i più poveri, con chi è in difficoltà. Una grande famiglia che attraversa il mondo. E tutte le nostre comunità sono luoghi di accoglienza, perché nessuno è straniero, ma tutti membri della stessa grande famiglia. Proprio qui vicino, forse uno di questi luoghi in tutto il mondo è quello proprio qui vicino, è la mensa della comunità di Sant'Egidio, dove ogni giorno centinaia di persone si sentono a casa e vengono accolte in una casa. Quella mensa fu visitata da Papa Benedetto XVI ed era il 27 dicembre del 2009. Vogliamo ricordarlo insieme vedendo le immagini. Together this video of the visit of Pope Benedict to the soup kitchen of the community of Sant'Egidio in Rome, here in Trastevere. Questa è la mensa della comunità di Sant'Egidio a Roma, aperta nel 1988. Qui viene servito gratuitamente a tanti un pasto caldo e abbondante, cucina familiare e accoglienza. La mensa della comunità rappresenta un punto di riferimento importante per tutti coloro che a Roma vivono per strada, italiani e stranieri, e per chi vive in condizioni di grande difficoltà. This is Pope Benedict, just outside the soup kitchen of the community of Sant'Egidio, in his visit in 2012. And this is the speech of John Paul. Sant'Egidio, esse con gli amici di Gesù, perché Gesù ama proprio le persone sofferenti,
le persone con difficoltà e vuole averli come i suoi fratelli e sorelle. E sono lieto e ringrazio quanti con amore e competenza hanno preparato il cibo. Realmente ho sentito la competenza di questa cucina. Complimenti. And these are beautiful images of the visit of Pope Benedict to the soup kitchen of the community of Sant'Egidio here in Trastevere. It was Christmas, and here Pope Benedict is addressing all the poor who spent with him the Christmas lunch. It was really a great joy. A place, the soup kitchen, where those who are helping. Torniamo in piazza ancora, se qualcuno ha le mani libere può fare un applauso. Qui il Papa Benedetto disse davvero un clima di una grande famiglia, è difficile distinguere qui tra chi serve e chi è servito. Siamo felici di ricordare insieme questi bei momenti della vita della comunità. So we are back online again. Sorry for these technical problems due to the heavy rain, but we are in line now. So keep watching and waiting for the Pope. Non abbiamo grandi ricchezze, ma una grande ricchezza ce l'abbiamo. Vogliamo dirvelo con questo canto. Abbiamo né oro né argento, solo la parola del Signore. Alzati e cammina con noi insieme. Noi non abbiamo, non abbiamo né oro né argento. We don't have many riches, we only have the word of God. Stand up and walk with us. This is the message at the core of the song we're listening to together, while among many, many others, thousands of people from all over the world, members of the Community of Sant'Egidio, all together, we are waiting for Pope Francis to come here in Trastevere. So how is going to work today? How will be the visit of Pope Francis to the community of Sant'Egidio? Noi non abbiamo molte ricchezze, non abbiamo né oro né argento, solo la parola del Signore. So the Pope is arriving in 10 minutes, starting from the church of San Callisto Square. He will enter in Santa Maria Square and start walking around the fountain, which is in the middle of the square. Sì, non abbiamo molte ricchezze, ma una grande forza e una grande gioia, anche se siamo oggi un po' umidi.
ma una grande forza e una grande gioia, e la gioia è la nostra forza. Di questo grande popolo, popolo fatto joy is our strength, the strength of a folk made of youngster, adult, men, women, children. But let's go back to the elderly, this great folk of elderly. And Sant'Egidio is friend of the elderly since more than 40 years. And the elderly were at the core of the visit of Pope Benedict to them in 2012. Let's see the images together. Questa è la casa Viva gli Anziani della comunità di Sant'Egidio a Roma. Professoressa di storia dell'arte. Alcuni della comunità, Cristina, che è qui vicino, sono stati suoi alunni. Sì, ha studiato con la... Anch'io, Padre Santo. Anch'io. Era la mia professoressa di storia dell'arte. Quando lei si è ammalata, l'abbiamo portata qui in casa con noi. Bene, avete fatto molto bene. Adesso. Ecco, ecco. Vedo il Caravaggio. Sì, Caravaggio, sì. Abbiamo Vincenzo e Sandro. Sono due grandi lavoratori, muratori, asfaltisti, che a un certo punto si sono ammalati e non sono più potuti vivere da soli. Se vanno a trovare gli altri anziani, Alba, vanno a trovare gli anziani, che c'è tanta sofferenza, la nostra visita gli fa tanto piacere. Bene, gli anziani aiutano gli anziani, la forza anche la propria, che la nostra aiutare altri. Grazie, ci metto a grazie. Felicetta, eccola, caro padre. Quanto siamo felici di vederti. Mario e Anna, che organizzano i pranzi per gli anziani soli in istituto e gli anziani soli a casa. Sono soli, santo padre, e sono tristi. Però la domenica sono pieni di gioia, perché nel pranzo domenicale stiamo insieme, viviamo in santa pace, siamo nella completa armonia e gioia. Soprattutto però, Padre Santo, si mangia bene. Aiuta i bambini rom, sì. Ah, i bambini rom. C'è stato uno sgombero a Tor de Cenci. Lei vive a Tor de Cenci, uno sgombero rom, allora, e li ha aiutati. Lo sgombero è stato terribile. Lo conosco prima di loro. Andavo spesso a trovarli. Come dei bambini, eh. E continuerò ad andarci dove li hanno mandati. Sono grati, eh. Prima delle centenarie, Attilia. Attilia. Del marito e del figlio, e non poteva più vivere a casa da sola ed è venuta da noi. Anche Maria. Maria è nata sotto il monte e ha conosciuto Papa Giovanni.
Sì, è venuta col padre che era di sotto il monte, che è venuto a lavorare in Vaticano, è venuta a Roma, poi si è ammalata di depressione, non voleva più, non ce la faceva più vivere sola, è venuta qui. Da 3 anni fa l'alimentazione assistita e vive così ed è felice. E nelle vostre mani buone. Stiamo suonando, però dovete farmi vedere le immagini, eh? Fatemi vedere. Here we are. Pope Francis just arrived in Trastevere. We are very happy to welcome him. We are excited. And now is the President Marco Impagliazzo welcoming the Pope Francis, Marco Gnavi, Parish of Santa Maria in Trastevere, and of course the founder of the Community of Sant'Egidio, Professor Andrea Riccardi. Now Pope Francis starting to greet all the pilgrims, the believers, all the people gathered together to see him. Still raining a bit. But the rain is not stopping all the thousands of people who are really happy, as you can see, to say hello, to say their love, their affection to Pope Francis. The president of Sant'Egidio, Professor Marco Impagliazzo, is showing to Pope Francis all the people who are waving to him from the window above the buildings surrounding Trastevere. And now Pope Francis is little by little approaching to Santa Maria in Trastevere Square. But now he's stopping by the church of San Callisto. Which is one of the church where the community of Sant'Egidio used to pray every night.
see the joy in the faces of the thousands of pilgrims here in the square. And Pope Francis is taking his time speaking to everyone. In the background, we can hear the music coming from the square of Santa Maria, where thousands of believers are waiting now for the Pope to entrance. And now Pope Francis is entering Santa Maria in Trastevere Square, walking next to a very ancient building of Rome, which is called Palazzo Leopardi, which has always been a home and a shelter for the poor since the very beginning of the city of Rome. And today is a home for foreigners, for individuals and families. And nowadays, 100 people are hosted there. In 6 years, more than 500 people find shelter there. And now Pope Francis is waving and welcoming and saying hello to the crowd and is greeting the elderly who are waiting to say hello to him. And now the Pope is greeting some migrants of the movement Peace of People, which is an international movement promoted by the Community of Sant'Egidio. It started in Rome in 1999, and all sorts of men and women are part of it. At the moment, the movement counts thousands of people living all over Europe and the rest of the world. And Pope Francis now is right in the middle of a big crowd of migrants, speaking with them, and probably they were talking to him, saying something about their difficulties and their trip. Some of these have left their countries to flee war and persecution. Others are looking for a better future for themselves and their family. And now they're all there to welcome the Pope. Come on, come on, come on.
As we said before, Pope Francis is starting his walk around the fountain, starting from the migrants. He met some elderly, and now he's in the very middle of the crowd. He also met, as we see, some Roma and Gypsy, who gives to the Pope some roses and other flowers. Joy is really great, as we can see in the eyes and the smiles of all the people gathered together. And now a selfie together with Pope Francis. He is stopping by everyone. Pope Francis is trying to say hello to everyone, and he is giving particular attention to children and to the elderly. Now again, Pope Francis is stopping by some Roma and Gypsy, helped and friends of the Community of Sant'Egidio, and then again believers, pilgrims from all over the world, members of the Community of Sant'Egidio. The joy is really great, and the walk of Pope Francis towards the square of Santa Maria in Trastevere is very slow, because he is spending sometimes with everyone, as you can see, particularly to the children, who are really, really happy to see the Pope.
And now again, elderly, families, adults, asking for blessings for their relatives, for their parents, and also for themselves. Now, as we can see, the joy is great in the eyes of the woman which was expecting a baby. She received the blessing of the Pope. And also here, the elderly woman. How beautiful images are these ones. Again, he is meeting the elderly, people with less abilities, helped every day by the Community of Sant'Egidio in Rome and all over the world. And now again, selfie with the youngster. So thousands of peoples, migrants, Roma, gypsy, youngsters, children, elderly, it's the people of Sant'Egidio, all over the world. Thank you.
now the Pope, Pope Francis, is finding his way to the porch of the Basilica of Santa Maria in Trastevere, where he will listen to significant testimonies and he will pay tribute to the icon of Our Lady of Mercy. Now Pope Francis is meeting some representative of the Jewish of Rome, the Jewish community of Rome, which is indeed very friend of the community of Sant'Egidio. Together, every 16th of October, we have a very important walk throughout the Trastevere to the synagogue to remember as we're saying, all the Jews deported during the Second World War in Rome. It was the 16th of the 1943. And still Pope Francis with the Jewish community of Rome. Now Pope Francis is entering the church porch, where a group of people with less abilities and people with mental health problems is waiting to greet him. Grazie.
Pope Francis is now inside the Basilica of Santa Maria in Trastevere, and everywhere he's stopping by to say hello to the crowds, to the members of the community, to the believers, he has the chance to meet all the different souls of the community, children, elderly, less able people, foreigners, immigrants, Roma and Gypsy, all together as the same body, welcoming the Holy Father. Thank you.
No words are needed to describe the beauty of those images while Pope Francis is walking next to the altar, where still people are waiting for him to greet him. And now Pope Francis will go to give a tribute to some of the bishops, friends of the Community of Sant'Egidio and members of the Community of Sant'Egidio, but then he will give a tribute to the most ancient icon in Rome, the icon, the image of Mary, Lady of Mercy. Icon of Our Lady of Mercy, the oldest existing wooden image of Mary in Rome. Now the Pope will listen to significant testimonies and will address a speech to the faithful. Then there will be a moment of prayer. Padre Santo, siamo felici di accoglierla qui. Grazie per la sua amabilità nel visitare la comunità. Siamo nati a Roma nel tempo del 68, tempo del dono del concilio. Holy Father, we are happy to welcome you here. Thank you for your kindness in visiting the community. We were born in Rome in 1968, time of the gift of the Second Vatican Council, time of vital energy from the young people, but also time of strong ideologies. With these conditions, we met the gospel, which led us to become a community and brought us to the outskirts of Rome. We were moved by the dream of being church of all,
especially Church of the Poor, and it is still our dream. The periphery has been the orientation in the last 45 years in Rome and in the world. We dreamed to change Rome and the world. An illusion? We knew it was no illusion when, thanks to the Bible, we realized that the Archimedean point from which to start to raise the world is to transform myself, as Martin Buber says, to change oneself. The Word of God, listened together in the prayers of the community every day, here and in the places where the community prays, taught us sinners how to be humble, taught us how to walk on the same path of everyone. The Word of God grows by reading it. It gives hope. So we have not given up the dream of changing the world. Nor this dream was petrified by ideology or was vanished in grandstanding. Who is familiar with the poor wants a different world. The poor are our friends who have taught us to live not for ourselves. And today you will listen to them. You can see the family we are, where those who serve are mixed with those who are served. People of poor and humble, to quote Prophet Sofonia. Here in Trastevere, as to say, is our center, a place of prayer, of welcoming every evening, a place of hospitality for foreigners and homeless, a place for a soup kitchen for those who are hungry, not far from the altar of the Eucharist, house of meetings for peace. Oggi anonime spaesate, prima un po' da terzo mondo. Perché con Gesù i piccoli, with Jesus, the little ones, liberated by relevance, can make history. In some part of the world, Holy Father, we met great poverty, especially war, mother of all poverty. And we understand that Christians have a gentle power of peace, sometimes buried by fear. I remember the peace in Mozambique, negotiated here after the death of a million people. The miracle of peace is possible for those who believe. Not always we disciples are able to perform it for the lack of faith, in prayer and in humility, in the dialogue. But the dream of Paul VI in the Ecclesiam Suum is that the Church has something to say. The Church is message. The Church means dialogue. Nobody gets lost on this path. Indeed, we find ourselves in the middle of the history. And over the years, Sant'Egidio joined many brothers and sisters of the North and South America, Africans, Asians, as well as Europeans. Please, Holy Father, think and pray for them, especially for those who are in difficult situations, such as in Pakistan and Nigeria. So linked with the great world, we felt the tiredness of our aged Europe, introverted, self-concerned, whole economy which becomes greediness, and the awareness of Rome, aged a bit sick, with a little hope. And Rome is a city where you can't live in without a universal idea, where universal means to live for and with the others. So it resounds, the evangelical proposal, liberating from decay, not to live from themselves, but for him who died and rose for us, and then for the others. Holy Father, there is much pain in the world, too much injustice, and Holy Father, your preaching is realizing energies of good, because we need to go out with more generosity, creativity and love. We are grateful, Holy Father,
to the Lord who wanted us to be disciples, to the Church who is our Mother, to His disciples like John Paul II who wanted us to keep the spirit of Assisi, and to Pope Benedict who came to visit us with much affection. Holy Father, we are really grateful to you because your word revealed that the Christianity is an everyday beginning. We want to leave you alone, Holy Father, but we will start to work again in the extroversion of the Gospel. Mary, Mother of Mercy and of the poor, may protect you always. Thank you to be here. This was the address of Professor Andrea Riccardi to Pope Francis. Professor Andrea Riccardi, founder of the Community of Sant'Egidio. Vengo dalla Siria, Santità. Porto con me, negli occhi e nel cuore, la sofferenza di un popolo ostaggio della guerra, prigioniero di una situazione bloccata. Il popolo siriano è prigioniero del male, come prigionieri sono il nostro metropolita Mar Grigorios Johanna Ibrahim e il vescovo greco-ortodosso Boulos Yazici. Amici di questa comunità, prigionieri sono tanti sacerdoti. And Jean Kawaki speaking, Archbishop, Orthodox Archbishop of Damasco. Ringraziamo tutti coloro che continuano a pregare per loro con fede ed insistenza, come si fa in questa basilica ogni sera da più di un anno. Attendiamo la buona notizia della loro liberazione. Porto il saluto di Syrian people are prisoners of Evil, as our Metropolitan Mar Grigorios Johanna Ibrahim and the Greek Orthodox Bishop Paul Yazici, friend of this community, who are still prisoner. Prisoner are many prized. I think to Father Paul Dall'Oglio, Fathers Mafuz and Michel Kayak, and lay people. We thank all those who continue to pray for them with faith and persistence, as has been done in this basilica every night for more than a year. We wait for the good news of their release. Tutto il popolo è spaventato, non ha da mangiare, non ha più un tetto, non ha lavoro. Milioni di uomini, donne, bambini sono dovuti fuggire dalle loro case. L'assedio che la città di Aleppo ha subito, la sete e la fame che i suoi abitanti hanno sofferto, la minaccia alla propria vita che essi hanno sperimentato per mesi, all Syrians are suffering, among them many Christians. Many are forced to leave their own land. All the people are scared. There's no food, no place where to stay, no job. Millions of men, women and children have fled from their homes. This is an appeal for Aleppo. We ask with Isaiah, how much longer the night? We believers, we are not resigned to the darkness of evil. We are not people of resignation or despair. Christians are the people of faith and hope. He saw it in September, when what looked like a destiny of war and death has been changed by the initiative that you, Your Holiness, has promoted. The unanimous prayer of many people has changed the course of history, and we feel it today too. Che ascolto il richiamo alla preghiera del Muazzin.
Every time I hear the call of prayer of the muazzin, and shortly after the bells of our churches, then I'm sure that the Syria, that in Syria, peace and coexistence will come back soon. La preghiera disegna un orizzonte diverso di speranza e di salvezza, ma si deve fare di più per la pace. La gente muore. Più di 160.000 persone hanno perso la vita. Il popolo soffre troppo. Chiedo ancora a lei e a tutti voi di ricordare la Siria e il suo popolo nelle vostre preghiere. Santo Padre, mi chiamo Irma, ho 90 anni. Innanzitutto vorrei ringraziarla per il suo affetto per gli anziani, per i molti discorsi che ha dedicato alla loro difesa. And now we're listening to the testimony of Irma, an elderly woman friend of the Community of Sant'Egidio, which is thanking the Holy Father, especially for his love and his attentions to the elderly. Giustizia del tramonto. I figli grandi, i nipoti cresciuti, le giornate lunghe e vuote, pochi impegni, pochi incontri. Mi sentivo... Irma is saying to the Holy Father that she felt a bit useless. Sometimes I turned to the past with nostalgia, wishing I was young. It was in that very moment, more than 20 years ago, that I met the Community of Sant'Egidio. I started to visit other elderly like me, hospitalized and in institution. I had never thought about how many are being forced to end their days so far away from their homes, forgotten. I will never forget the words of an old woman telling me, asking me, what I've done wrong, why am I here? How many elderly are suffering because no one, sometimes not even the church, give them any answer. For years, every week, I pray with them. Many elderly ask, what is the utility of my life now? Am I just burden? Prayer is our most important service. It allows us to go afar even when we cannot walk alone anymore. It allows us to support those who are sick, the poor, the imprisoned, the people sentenced to death, those who are at war. Everyone needs to pray, even when they do not know it clearly. Today, I am a fragile person. I need to be accompanied and assisted. I cannot go wherever I want as I used to. But I don't feel this like a conviction. As an elderly, I learned that the real conviction for all ages
is to work alone in life. Even the youngsters, boys and girls, come with me to visit the elderly in the care homes. They accompany me, and I go with them. When they don't know what to do or how to do, I give them some advices, like a grandmother, or maybe it's better to say a great grandmother. Significa veramente toccare, come lei ha detto, la carne di Cristo. To get closer to the poor is really touching, and as you said, it means to touch the flesh of Christ. As an elderly woman, I can say that I understand better than yesterday the secret of life. It is more blessed to give than to receive. This is the great truth that explains why many times we are said, give to the others makes you happy. Caro Papa Francesco, anche io mi chiamo Francesca, ho 12 anni e faccio parte dei Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio. Li ho incontrati nella prima volta nella mia scuola. And this is Francesca, 12 years old, member of the Youth of Peace of the Community of Sant'Egidio. I Giovani per la Pace non sono solo qui in Italia, ma anche in altri paesi. Anche in Argentina con la scuola della pace. Io vengo da un quartiere difficile. I came from a thought neighborhood on the outskirts of Rome, Tor Bella Monaca. And many times this means being judged in a negative way, as if those who come from there is less important. But this is not true. And thank you for always speaking about the suburbs. This real help us. I met a big injustice. Many elderly are left alone. One of our commitments, such as Youth for Peace, is to help the elderly, and we go to visit them in the nursing homes. Many have never anyone who goes to see them, and no one calls them by name. There are no written names behind their beds, but just numbers. Once an old man said to me, "Please, remember me, I'm number 43. Some elderly did not speak. They seemed to me as dead. But when we are together, their smile tells that they are back to life. Quando ho saputo che è stata meglio, sono stata tanto felice che l'ho abbracciata così forte che quasi le facevo mancare il respiro. An old friend of mine, named Concetta, fell sick. I was afraid that she would die. I prayed so much for her, and when she was better, I was so happy. And I realized that it's not what we are giving something to the elderly, but it's that we receive so much from them. Per le parole sugli anziani e sui giovani che they dice are sempre. Our memory. Noi dobbiamo diventare we young, sempre più amici. Ci we really bene. Need them. Santo Padre, mi chiamo Daniel, ho 28 anni e ho una bellissima famiglia con 3 bambine. Oggi potrei dire di essere felice se avessi il lavoro. Vengo da un quartiere della periferia di Roma
Holy Father, my name is Daniel, I'm 28 years old, and I have a wonderful family with three little girls. Today, I could say that I would be happy if only I had a job. I came from a neighborhood on the outskirts of Rome, and the beginning of my life has not been easy. I start to work very early. But today, with the crisis, there's no job, especially in the construction field. There are many other ways to make money. Many people tell me this, but I do not want to. Please, Holy Father, bless me and my family. Santo Padre, mi chiamo Adriana e faccio parte della comunità di Sant'Egidio. Ho conosciuto la comunità nel 1974. Ero molto Now Pope Francis is listening to the address of Adriana, person with less abilities. And Adriana is saying, I met the community in 1974. I was very young. I was 18. I lived with my mother. I have been experienced many things. As soon as I was born, I was in a coma. And doctors said that I had no thyroid. And they said that I would have been very small. But now look at me, I am 1.75 meters tall. My mom was for me both a mother and a father. I went to school up to 14 years. And then I was sent out from school because they were telling me that I was too old. I struggled so much to have a job. And now I am employed in a kindergarten in the municipality of Rome. When we were evicted from the house in Trastevere, I went with my mother in the periphery of Rome, in the district of Vigna Nuova. My life, with a great difficulty, reached a balance. Although I was weak, I lost my mother, and I was alone. I felt like dying, not only physically, but also spiritually. But the community never abandoned me. The vacuum was filled day by day, having friends around me. And now I can say that I was able to overcome those bad times, and today I am happy. 5 years ago, I got married. Because I found the right person. Fabrizio, who is a waiter. I have to say, life is beautiful because it's full of friends. And for this I want to give thanks to God. The greatest gift in life is to have many friends, and especially to have Jesus as a friend. I learned this in the community. I want to tell you that for me, Sunday is the most important day because I can see my friends, and especially I meet Jesus, I listen to his word, and I receive the Holy Communion. I look forward to Sundays. In the Gospel, Jesus healed many sick people.
I also have several difficulties like others, both physical and mental. But in recent years, I have realized that my worst illness was loneliness. But Jesus healed me. I would like to say something about me and those like me who experience difficulties. We are weak, but we are not sad or afraid. We have the power of the Holy Spirit, of the power of the Spirit of Jesus. And just last Sunday, in the liturgy of the Feast of Pentecost, Jesus has given us His Spirit. Today, although my weakness, I'm here talking to you. Today I am announcing the gospel that I have received. Santità, mi chiamo Branislav Savic. Per gli amici Branco, ho 30 anni, sono Roma, nato e cresciuto a Roma. I miei genitori sono venuti in Italia alla fine degli anni 70 dalla ex Jugoslavia. Per un lungo periodo ho vissuto in un campo nomadi, una grande baraccopoli. His Holiness, my name is Branislav Savic. Friends call me Branco. I'm 30 years old. I'm a gypsy, born and raised in Rome. My parents came to Italy at the end of the 70s from the former Yugoslavia. For a long time I lived in a gypsy camp, a large slum outside the city. I remember we had to go to fetch water from the cans. The most serious problem was when I went to school with no water and the difficulties of the life in a camp. Ho conosciuto gli amici della comunità di Sant'Egidio. Since I was a child, I learned that not all the classmates want to sit next to you. They tell you that you are a gypsy. You can feel the gaze of others on you, these hearts. And sometimes you can have an aggressive reaction, most of the time. Con loro sono stato battezzato, ho fatto la comunione e la prossima. Hiding not to let people to know who you are. I met the friends of Sant'Egidio when I was 5 because they used to take the kids, helping them in the School of Peace. They insisted much with me. They tell me to study and they accompanied me the entire life. Today I'm proud to be part of his family. With them I was baptized. I received communion and confirmation. Today I am an happy person. I have a beautiful family. I work in a restaurant near St. Peter. I live in an apartment. But to get to this point, it has been a very long way. Alla fine ho scelto di parlare con il mio datore di lavoro. Mi ha abbracciato e mi ha detto troveremo una soluzione. Had a lot of troubles, but at the end I chose to talk with my boss. He hugged me and told me that we could find together a solution for me. Since that moment, I have no more fear to say that I am a Roma or a gypsy, and I have documents. Dico anche di rispettare le regole e le leggi. Prova ad essere un bravo cristiano e a trasmettere a mio figlio la fede e ho trovato nella mia vita delle persone che mi hanno voluto bene e tra queste sicuramente c'è anche lei. I try to be a good Christian and to transmit the faith to my son. I have found in my life people who have loved me and you are one of them. You understand us and love us. Grazie,
Mi chiamo Davud Yusefi, ho 29 anni, sono un rifugiato dell'Afghanistan, musulmano. Il mio viaggio verso l'Italia è iniziato quando ancora... My name is Davud Yusefi, I'm 29 years and I am a refugee from Afghanistan. I am Muslim. My journey to Italy started when I had not yet reached 18 years and I fled because in my country there was a war since 1978. I am part of a persecuted ethnic group in my country, the Hazara. Durante il percorso abbiamo rischiato varie volte di saltare sulle mine antiuomo. Eravamo un gruppo di 100 e solo il passaggio tra l'Iran e la Turchia ci è costato $2,000 a persona. Le vie che ci fanno fare i trafficanti sono le stesse dove passano le armi, la droga e l'alcol. Dopo essere giunto in Turchia, il mio viaggio non era terminato. Con 4 amici abbiamo comprato un gommone per raggiungere la Grecia. Il trafficante ci ha detto che una delle isole greche era molto vicina. Abbiamo scelto di viaggiare in questo modo perché era il più economico. Non avevamo più acqua e il mare era molto mosso. Davud Yusefi is telling his personal story to Pope Francis. How he arrived in Italy, the terrible journey that he had to make to find a better future. Many of his friends lost their lives, and also Daoud risked to die more than once during this journey. Questo ha impressionato molti come me. Le vogliamo bene, grazie. L'ultimo pezzo del viaggio è quello che io e molti giovanissimi afghani fanno per entrare in Europa, cioè dal porto di Patrasso verso l'Italia. Mi sono nascosto sotto un camion tra le ruote e sono stato appeso 35 ore senza mai spostarmi. Molti giovani afghani sono morti perché non hanno resistito e sono caduti sotto le ruote. Oggi sto bene, lavoro, ho conosciuto la comunità di Sant'Egidio una sera alla stazione Ussense, dove portavano la cena per quelli che vivono per strada. È iniziata una grande amicizia. Today I'm fine, I work. I met Sant'Egidio community one evening in the train station where they brought sandwiches for those who live on the street. There it started a great friendship that brought me to live with the movement People of Peace. People from many different cultures and countries. And we all try to build peace. Here I found the peace that I was looking for. I have a dream of peace for my country and for the many who still suffer because of war. Thank you. Santidad, me llamo Jaime y vengo del Salvador, primera comunidad fuera de Europa. La comunidad de El Salvador nació en los años 80, después del asesinato de Monseñor Oscar Romero, de quien nos sentimos herederos de su testimonio. His Holiness, my name is Jaime Aguilar. I came from El Salvador in Central America. I speak on behalf of the community of Sant'Egidio in the world. El Salvador was the first country outside of Europe where the community was born in the 80s, after the murder of Archbishop Romero. The community in our country was founded as a sign of peace and reconciliation in a society divided by a civil war. After the peace agreement, El Salvador is still oppressed by other kinds of violence, gangs, drug trafficking, and other stuff. Sant'Egidio keeps on the struggle for peace and life
offering to many young people the joyful journey of the gospel. And this proposal is expressed in the many schools of peace all over the country. Holiness, the community in recent years has been attacked in her own body. In an area on the outskirts of San Salvador, William Quijano, a beloved young brother of our community, 21 years old, was martyred. He was a witness of the faith, joyful, non-violent, and he gave an alternative to the children who are engaged by the Maras. They kill him. Contemporary of the new martyrs who have said no to the violence and yes to peace, friendship and reconciliation, and yes especially to the poor and to the gospel. Thank you. And now we listen to the word of the Holy Father. Sant'Egidio qui a Trastevere, dove è nata? Grazie della vostra calorosa accoglienza. Siamo raccolti qui attorno a Cristo, che dall'alto del mosaico ci guarda con occhi teneri e profondi. Insieme con la Vergine Maria che cinge con il suo braccio. Questa antica basilica è diventata luogo di preghiera quotidiana per tanti romani e pellegrini. Pregare nel centro della città non vuol dire dimenticare le periferie umane e urbane. Significa ascoltare e accogliere qui il Vangelo dell'amore per andare incontro ai fratelli e alle sorelle nelle periferie della città e del mondo. Ogni chiesa, ogni comunità è chiamata a questo nella vita convulsa e a volte confusa della città. Tutto comincia con la preghiera. La preghiera preserva l'uomo anonimo della città da tentazioni che possono essere anche le nostre. Il protagonismo, per cui tutto gira attorno a sé, l'indifferenza, il vittimismo. La preghiera è la prima opera della vostra comunità. E consiste nell'ascoltare la parola di Dio, questo pane, il pane che ci dà forza, che ci fa andare avanti, ma anche nel volgere gli occhi a Lui come in questa basilica. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire, dice il Salmo. Chi guarda il Signore? Chi guarda il Signore vede gli altri. Anche voi avete imparato a vedere gli altri, in particolare i più poveri. E vi auguro di vivere quello che ha detto il professor Riccardi, che tra voi si confonde chi aiuta e chi è aiutato. Una tensione che lentamente lascia di essere tensione per diventare incontro, abbraccio, si confonde. Chi aiuta e chi è aiutato. Chi è il protagonista? Tutte e due. O meglio dire, l'abbraccio. Nei poveri è presente Gesù.
il quale si identifica con loro. San Giovanni Crisostomo scrive: il Signore si accosta a te in atteggiamento da indigente. Siete e rimanete una comunità con i poveri. Vedo tra voi anche molti anziani. Sono contento che siate loro amici e vicini. Il trattamento degli anziani, come quello dei bambini, è un indicatore per vedere la qualità di una società. Quando gli anziani sono scartati, quando gli anziani sono isolati e a volte si spengono senza affetto, è brutto segno. Quanto è buona invece quell'alleanza che vedo tra i giovani e anziani, in cui tutti ricevono e donano. Gli anziani e la loro preghiera sono una ricchezza per Sant'Egidio. Un popolo che non custodisce i suoi anziani, che non prende cura dei suoi giovani, è un popolo senza futuro, un popolo senza speranza. Perché i giovani, i bambini, i giovani e gli anziani. A folk who doesn't care, who doesn't take care of the elderly and of the youngster, is a folk without future, without hope. These are some of the words that Pope Francis is addressing now to the community. Vedere una società, un popolo, una cultura che ha perso la memoria. La nonna noventenne che ha parlato, brava, ci ha detto che c'era questo ricorso allo scarto, questa cultura dello scarto, per mantenere un equilibrio così, dove al centro dell'economia mondiale non c'è l'uomo e la donna, ma c'è l'idolo denaro, è necessario scartare cose. Si scartano i bambini, niente bambini. Pensiamo soltanto alla quota di crescita, no, dei bambini in Europa, in Italia, Spagna, Francia. Si scartano gli anziani con questi atteggiamenti di che dietro di loro c'è una eutanasia nascosta. Una forma di eutanasia, non serve. Quello che non serve si scarta. Quello che non produce si scarta. E oggi la crisi è tanto grande che si scartano i giovani. Quando pensiamo a questi 75 milioni di giovani di 25 in giù, che sono né lavoro né studio, senza. Succede oggi, in questa Europa stanca, come ha detto lei, questa Europa che si è stancata, non è invecchiata, no, stanca, non sa cosa fare. Mio amico lì mi faceva una domanda un tempo fa: perché io non parlo dell'Europa? Io l'ho fatta una trappola. E ho detto: lei ha sentito quando ho parlato dell'Asia? E si è nascosto che era una trappola. Oggi parlo dell'Europa. L'Europa è stanca. Dobbiamo aiutarla a rigiovanire,
a trovare le sue radici. È vero, ha rinnegato le sue radici, è vero, ma dobbiamo aiutarla a ritrovarle. Dai poveri e dagli anziani si inizia a cambiare la società. Gesù disse di se stesso: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Anche i poveri sono in qualche modo pietra d'angolo per la costruzione della società. Oggi, purtroppo, una economia speculativa li rende sempre più poveri, privandoli dell'essenziale, come la casa e il lavoro. È inaccettabile. Chi vive la solidarietà non lo accetta e agisce. We are still listening to the speech of the Pope, which will be available as soon as possible on the website. A certa cultura sembra una parolaccia. E no, è una parola cristiana, la solidarietà. Per questo siete famiglia dei senza casa, amici delle persone con disabilità che esprimono, se amati, tanta umanità. Vedo che inoltre molti nuovi europei, migranti giunti dopo viaggi dolorosi e rischiosi. La comunità li accoglie con premura e mostra che lo straniero è un nostro fratello da conoscere e da aiutare. E questo ci rigiovenisce. Da qui, da Santa Maria in Trastevere, rivolgo il mio saluto a quanti partecipano alla vostra comunità in altri paesi del mondo. Incoraggio anche loro ad essere amici di Dio, dei poveri e della pace. Chi vive così troverà benedizione nella vita e sarà benedizione per gli altri. In alcuni paesi che soffrono per la guerra, voi cercate di tenere viva la speranza della pace. Lavorare per la pace non dà risultati rapidi, ma è un'opera da artigiani pazienti che cercano quel che unisce e mettono da parte quel che divide, come diceva San Giovanni XXIII. Occorre più preghiera e più dialogo. Quello è necessario. Il mondo soffoca senza dialogo, ma il dialogo soltanto è possibile dalla propria identità. Io non posso fare finta di avere un'altra identità per dialogare. No, questo non si può dialogare così. Io sono con questa identità, ma dialogo, perché sono persona. Perché sono uomo, sono donna, e l'uomo e la donna ha questa possibilità da dialogare senza negoziare la propria identità. Il mondo soffoca senza dialogo. Per questo anche voi date il vostro contributo per promuovere l'amicizia tra le religioni. Andate avanti su questa strada. Preghiera, poveri e pace. E camminando così aiutate a far crescere la compassione nel cuore della società, che è la vera rivoluzione, quella della compassione, della tenerezza. A far crescere l'amicizia al posto dei fantasmi, dell'inimicizia e dell'indifferenza. Il Signore Gesù, che dall'alto, dal mosaico, abbraccia la sua Santissima Madre, vi sostenga ovunque e vi abbracci tutti assieme a lei nella sua misericordia.
ne abbiamo bisogno, ne abbiamo tanto bisogno. Questo è il tempo della misericordia. Prego per voi e poi pregate per me. Grazie. Sorelle e fratelli, raccogliamoci ora in preghiera perché il Signore porti a compimento in ciascuno di noi il suo disegno d'amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Moments of prayer with the Holy Father, and the Gospel will be read by Moise from Republic of Guinea, a member of the Community of Sant'Egidio, who just yesterday was ordained a deacon in this church.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: voi sapete, coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non sia così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia. Fratelli e sorelle, invochiamo il Signore della misericordia e della pace. Ti preghiamo, Signore, per Papa Francesco. Rendi contagiosa la sua passione per il Vangelo e per i poveri. Accompagnalo con la forza del tuo spirito. Soccorri, o Signore, chi è più ferito dalla solitudine, dal disprezzo, dalla miseria. Ti rendiamo grazie per i poveri che ci hai donato come fratelli e sorelle. After each prayer, as we see, some candles are lit up in front of the altar, as it happens in the prayer for peace and for the sick. Per i malati, per quanti soffrono a causa dell'AIDS in Africa, perché il Signore scuota le coscienze e tutti abbiano accesso alle cure. Preghiamo. Per la protezione di quanti attraversano il Mediterraneo alla ricerca di un approdo, che l'indifferenza non inghiotta più vite innocenti, preghiamo.
rendiamo grazie per la gioia della fraternità, ti preghiamo per quanti ci accompagnano con il loro affetto e per quanti ci ostacolano. A tutti dona benedizione e pace. Per la pace in Siria e la liberazione di tutti i sequestrati, i vescovi Mar Gregorio Sibrahim e Pogliasigi, padre Paolo Dall'Oglio e i sacerdoti Michel Kayal, Maher Mahfouz, preghiamo. Perché siano benedetti i semi di pace in Terra Santa e per la riconciliazione tra palestinesi e israeliani, preghiamo. Per l'Iraq, in questo tempo difficile e doloroso, preghiamo. Per la Nigeria, per la riconciliazione e la protezione dei cristiani, preghiamo. Per il Centrafrica, preghiamo. Per la Colombia e tutti i paesi feriti dalla violenza endemica e dal narcotraffico, preghiamo. Per l'Ucraina, perché ritrovi la via della pace e non si versi più il sangue del fratello, preghiamo. Per i nuovi martiri che muoiono per amore del Vangelo, della Chiesa, dei poveri, della pace, preghiamo. Per l'unità di tutti i cristiani, preghiamo. Per la nostra città di Roma, perché si apra alla speranza, preghiamo.
Preghiamo. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, donaci la tua pace, perché ogni terra sia liberata dalla guerra e dalla violenza, e proteggi tutti con il tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Vi proteggo. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi lo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
And this is the gift for the Pope from the community of Sant'Egidio. It's the icon of Our Lady of Mercy, painted by the community of Sant'Egidio. Now the Pope will leave the Basilica of Santa Maria in Trastevere from the side of the church, and we walk to the headquarters of the community in Sant'Egidio Square, where he will meet the people responsible for the community, some bishops, priests, and other groups of people. Thank you.
And finally, Pope Francis arrived in the Church of Sant'Egidio. Now the Pope is praying in front of the icon of the face of Jesus, in front of which all of the Sant'Egidio's community all over the world used to pray every day.
now the Pope is visiting the house of the community of Sant'Egidio, hoping he will address the community after, just outside the church. So, stay tuned, keep watching.
Vi rivolgo un saluto. Saluto grande, grazie dell'accoglienza. Pregate tanto. Abbiamo bisogno di preghiera nel mondo per la pace. Tanta gente che non ha il necessario per vivere. Ogni messe, tante famiglie non possono pagare l'affitto e devono andarsene via, dove Dio lo sa, per questi poveri nuovi. Pregare per i popoli che sono in guerra, quei popoli che soffrono per la guerra, chiedere la pace. La preghiera è l'arma che noi abbiamo per toccare il cuore di Dio, che se noi preghiamo Lui ci ascolterà. Vi affido la preghiera, è la preghiera per i poveri e per la pace. Che il Signore benedica, e anche pregate per me, perché voi sapete che il mio lavoro è un lavoro insalubre e ho bisogno delle straordinarie in preghiere. Grazie tanto, grazie. Listening to this beautiful song just after the Pope has greeted the community, asking the community to keep praying, to pray for the poor of Rome, the new poor, for the country in war, and also for him, because his job is hard, it's very hard. So keep watching live from the square of Sant'Egidio, just in front of the church of Sant'Egidio.
Vida.